Anche la app di OneFootball pone un problema centrale in vista del match contro il Genoa. Higuaín giocherà o non giocherà? Sembra un tema, una risposta scontata, come già venduto. No, 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 no. Higuaín non è ancora venduto, il Milan non ha ancora acquistato Piontek, è tutto vicino, ti sembra tutto abbastanza scontato, però indubbiamente oggi il Milan ha Higuaín come centravanti, non ha ancora Piontek come centravanti. E quindi il Milan, essendo una società seria e avendo sempre detto noi eventualmente ci porremo il problema della cessione di Higuaín dopo che abbiamo trovato il sostituto, la trattativa è praticamente avviata verso la EPN, verso il lieto fine con il Genoa. La Juventus e il Chelsea sembrano abbiano trovato tutto ogni genere di accordo, ma in questo momento il Milan non ha il centravanti al posto di Higuaín. Oggi il giocatore si è regolarmente allenato, ha effettuato insieme ai compagni, ha partecipato, per meglio dire, insieme ai compagni alla seduta video e quindi il giocatore è ancora un giocatore del Milan. E qui nascono le questioni di opportunità. Essendo praticamente le due trattative destinate al lieto fine, come dicevo prima, è un rischio mettere in campo Higuaín contro il Genoa? Bah, io penso in questo momento solo e soltanto al Milan. Il Milan in questo momento ha due centravanti e deve essere la valutazione di Rino Gattuso quella di mettere o Cutrone o Higuaín o tutte e due secondo gli schemi. E quindi io vorrei, per quello che mi riguarda, che il centravanti nel caso di 4-3-3, visto che il titolare è Higuaín, almeno secondo le ultime partite, ebbene io voglio per il bene del Milan, perché il Milan deve giocare una partita importante, deve effettuare una prestazione importante, deve cercare ovviamente di portare a casa 3 punti fondamentali per la lotta che si annuncia durissima per il quarto posto. Ebbene, serve un campione come Higuaín. Io sono di questa opinione, un giocatore che chiaramente non sta rendendo il massimo, non so, per sempre una questione di testa o una questione fisica, ma indubbiamente rinunciare a priori a Higuaín quando il Milan non ha ancora il sostituto mi sembrerebbe ovviamente una mancanza per il Milan, soprattutto là davanti, anche perché se per caso entrasse un moschino a Cutrone serve un sostituto importante in panchina nel caso si partisse con Cutrone. Quindi questa è la mia opinione. Oggi Higuaín si è allenato perché oggi Higuaín è un giocatore del Milan. Oggi Higuaín ha partecipato alla seduta video dove si sono studiati i movimenti, si è studiato l'avversario, si sono studiati i pregi e i difetti del Genoa di oggi e lui ha partecipato. Quindi oggi Higuaín è ancora un giocatore del Milan. Oggi Piontek non è ancora un giocatore del Milan. Quindi questo è un tema, ripeto, sottolineato, portato alla ribalta anche dall'app di OneFootball, ma so che è un tema che divide, qualcuno non vorrebbe più neanche vedere Higuaín dipinto sulle pareti. Io invece voglio che Higuaín mi aiuti fino all'ultimo, cerchi, faccia di tutto per aiutare il Milan, per aiutare i suoi compagni fino all'ultima partita. Sarebbe anche un meraviglioso gesto di addio, un gol di Higuaín che aiuti il Milan a vincere. Quindi questa è la situazione di oggi. Vedremo. Domani ovviamente ne sapremo di più perché domani ci sarà l'ultimo allenamento e soprattutto verranno diramati i convocati prima della conferenza stampa prevista intorno alle ore 14. Quindi queste le ultime notizie di Milanello, dove Higuaín si è allenato, ha effettuato la seduta video ed è ancora un giocatore del Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete ovviamente il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.